Dal 12 al 14 marzo il Comune di Rionato ospiterà un evento importante, importante per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda l'Europa, il mercato europeo. Credo che sia questo il secondo appuntamento in esclusiva sul Lago di Garda, che è questo mercato, dove viene proposto questo mercato, viene proposto anche attraverso l'assessorato regionale al commercio, fiere e mercati. A Rionato si è impegnato l'assessore al commercio e ai mercati, Valentino Leonardi. Sì, diciamo, è un'occasione unica questa fiera. Sono oltre 150 espositori provenienti da 12 nazionalità, confinanti e non alla nostra bellissima Italia, che sicuramente nel prossimo weekend, dal 12 al 14 marzo, in quella splendida cornice che è la nostra Rocca Viscontea, daranno la possibilità, mi auguro, sperando naturalmente in una bella giornata, in tre belle giornate, daranno la possibilità a tutti i visitatori di poter ammirare sia sotto il punto di vista gastronomico ma anche artigianale queste bellezze provenienti appunto da tutte le parti del mondo. Il sindaco di Rionato Mario Bocchio ha voluto insieme all'amministrazione ospitare questo evento, questa manifestazione, dicevo anche con l'assessore Leonardi, che Rionato credo che sia il secondo comune ad ospitare, del Lago di Garda, ad ospitare questa manifestazione, questo evento. Bellezze che si accompagnano con le nostre bellezze, la Rocca di Rionato. Sì, io innanzitutto devo ringraziare anche la Regione Lombardia, in particolare l'assessore Franco Nicoli Cristiani, che ci ha dato una mano nel realizzare il mercato europeo nella nostra cittadina. È sicuramente un mercato estremamente interessante, estremamente importante, di una valenza incredibile, in quanto su queste, chiamiamole, bancarelle, troveremo di tutto e troveremo i migliori prodotti dell'enogastronomia anche europea, ma insieme credo tante occasioni per i nostri cittadini che vorranno visitarlo, di vedere che cosa è quella vetrina che è la nostra Europa. E credo che averlo fatto poi, aver dato come location la Rocca, che è per noi il punto più bello e principale del nostro territorio per quanto riguarda l'attrattiva turistica, sia anche questo estremamente importante. Nella Rocca noi andiamo a inaugurare i campionati del mondo di tiro al volo, andiamo a inaugurare delle manifestazioni che sono estremamente interessanti, e in questo caso il mercato europeo lo localizziamo appunto lì. Un modo per conoscere ulteriormente la nostra cittadina, dopo aver peraltro completato il recupero un po' dal centro storico che riguardava tutte e tre le piazze, via Tarello. Vi invitiamo, vi aspettiamo, è l'occasione per conoscere ulteriormente una città che merita di essere conosciuta.